Ci eravamo trovati qui, nel posto delle parole, insieme con la nostra ospite circa 2 anni or sono, per raccontare il suo saggio, che noi abbiamo affrontato in maniera molto curiosa, perché credo che sia un'apertura molto bella quella della curiosità nei confronti di questo argomento, a partire dal titolo di quel libro, Il trucco c'è e si vede, pubblicato da Chiare Lettere. L'autrice è Beatrice Mautino, e Beatrice Mautino è insieme con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. E bentornata qui nel posto delle parole per continuare nello svelare le magie, tra virgolette ovviamente, della cosmetica, ma non solo. Dopo, come dicevo, Il trucco c'è e si vede, oggi invece Beatrice Mautino ci propone la scienza nascosta dei cosmetici, e quindi l'essere nascosto e l'essere nel trucco, bene o male, c'è un certo legame. Ricordo ai nostri ascoltatori che Beatrice Mautino è biotecnologa e divulgatrice scientifica, cura la rubrica di successo La ceretta di Occam, altro che il rasoio, sulle scienze, ed è autrice di Contronatura, pubblicato da Rizzoli con Dario Bressanini, e Il trucco c'è e si vede, come dicevo poco fa, da Chiare Lettere nel 2018. Con Frame, divagazioni scientifiche, di cui è cofondatrice, cura mostre ed eventi scientifici di rilievo internazionale. Sui social è presente con @ divagatrice. E beh, ed essere divagatrice in questo senso, Beatrice Mautino, mi sembra una bella posizione, divagare per cercare e trovare quello che è nascosto nella scienza. Ecco, dopo Il trucco c'è e si vede, che cosa l'ha spinta a perfezionare, andare ancora dentro, aprire questo scrigno della magia nascosta dei cosmetici, Beatrice Mautino? Ma mi sono banalmente resa conto che avevo raccontato solo una parte molto piccola di quello che era il mondo dei cosmetici e dalla parte che noi vediamo, quindi mi ero concentrata molto sul marketing, sulle confezioni, sui trucchi che ci sono nella comunicazione pubblicitaria. Ecco, mi scusi se la interrompo, la parola marketing a me è una parola abbastanza complicata nello scovare il significato. Lei intende quello, molto banalmente, quello che noi leggiamo sulle confezioni, sulle frasi, sì, che ci inducono a comprare un prodotto piuttosto che un altro. Esatto, è una disciplina che si chiama così, non so se ha una traduzione letterale, non mi viene in mente. No, è marketing, di fatto, ovviamente, di però fatto, il marketing, esatto, ha molti aspetti, è una chiamiamola scienza molto plurale, e quindi nella sua pluralità spesse volte nasconde anch'essa molte negatività. Mm-hmm. E stava dicendo? Stavo dicendo che appunto mi sono concentrata di più su quegli aspetti e una volta pubblicato il libro ho iniziato a confrontarmi direttamente con molti addetti ai lavori, ho visitato molte fiere, molte manifestazioni dedicate proprio alla produzione dei cosmetici, e mi sono resa conto dal dialogo con queste persone che i veri problemi che ci sono dietro alla dei cosmetici sono molto affascinanti, sono molto scientifici, molto tecnici, molto difficili, ma a noi consumatori non arrivano, perché noi ci concentriamo appunto sulla pubblicità, sulle paure che magari abbiamo nei confronti di un ingrediente al posto che di un altro, e invece c'era tantissima scienza, ovviamente, tantissima chimica, ma c'erano anche delle questioni molto complesse che noi siamo abituati a pensare legate per esempio ad altri settori ben più importanti nell'opinione pubblica, dalla medicina alla produzione di farmaci, alle grandi trattative internazionali tra aziende, istituzioni per far passare certi progetti di legge, eccetera, e in realtà tutte queste cose ci sono anche nel mondo dei cosmetici, hanno delle peculiarità molto interessanti che nessuno racconta, e quindi di nuovo mi sono detta, beh, allora scaviamo un pochino, cerchiamo di togliere il primo strato che è quello che vediamo noi dei cosmetici, e andiamo più a fondo, andiamo dentro, andiamo a vedere gli ingredienti, andiamo a vedere quali sono i problemi reali e quanta scienza c'è effettivamente nascosta dentro.
E in effetti c'è molta scienza nei cosmetici, partiamo da questo dato di fatto, che è un dato incontrovertibile ed è una scienza importante, è una scienza anche molto positiva. Non si sta dicendo in questa conversazione che tutto è dannoso, anzi, però si sta dicendo un'altra cosa, che la scienza nascosta dei cosmetici presuppone da parte nostra un'attenzione, quindi l'informazione deve essere attendibile. E in Italia, l'avevamo già analizzato con lo scorso libro, Beatrice Mautino, come mai l'Italia è in una posizione così critica sull'informazione dei prodotti, in particolare i prodotti cosmetici? Effettivamente, mentre lei parlava, io mi scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità, no? Quando io compro dei prodotti, li compro anche per un aspetto estetico, e qui ritorna la parola marketing. Io compro dei libri a volte perché mi piacciono le copertine, compro dei dischi, o meglio compravo dei dischi perché le copertine erano straordinarie, arrivo fino alle etichette delle bottiglie di vino perché sono molto particolari, mentre quando compro qualche cosa di, che ne so, cosmetico medico, io invece prediligo una certa, per esempio, prediligo le etichette che abbiano un sapore d'antan. Ecco, anche questa è una deviazione, perché io non vado a comprare un qualche cosa di estetico puramente perché mi piace come è messo il marchio, per come è raccontata la storia, ma io devo fare un passo avanti, devo essere dentro un pensiero critico, che non vuol dire pensare negativamente subito su un prodotto, ma vuol dire che noi consumatori di qualsiasi prodotto, in questo caso di prodotti cosmetici, dobbiamo essere più curiosi, tutto lì. Assolutamente sì, e per rispondere alla sua domanda sul perché in Italia, in realtà noi siamo in ottima compagnia da questo punto di vista, perché i cosmetici sono sempre dimenticati un po' da tutti, nel senso che ci concentriamo molto sull'alimentazione, ci concentriamo molto sui farmaci, c'è molta informazione in questi settori, ma quando si va nei cosmetici in generale, un po' nella chimica, intesa come chimica della vita quotidiana, no? I dettagli passivi e appunto i prodotti per la cura del corpo, qui l'informazione, quella insomma fatta bene, quella che ti permette davvero di capire che cosa stai comprando, beh, manca dappertutto, e manca per molti motivi, un po' perché è difficile da raccontare, insomma, e quindi è molto meno intuitiva, per esempio, dell'alimentazione, e è molto meno rigorosa della, per esempio, della farmacologia. Insomma, un cosmetico non è che deve superare dei test di efficacia, per esempio, no? Quindi è molto più difficile andare a trovare quella scienza che c'è, che è tanta, e però tirarla fuori e raccontarla. Insomma, serve ovviamente conoscenza, ma bisogna anche allenare un pochino il pubblico a interpretare dei discorsi che sono oggettivamente molto complessi, e quindi mi rendo conto che, per esempio, dalle pagine di un magazine femminile è difficile che questi discorsi vengano fuori, perché lo spazio è molto poco e non c'è un lavoro con i lettori che dura nel tempo. Io ho la fortuna di poter fare questo lavoro, perché comunque sui miei social, sui miei account, da Instagram a Facebook a YouTube, mi posso permettere di dialogare con i miei ascoltatori, con i miei lettori, e quindi il discorso è un discorso che dura appunto da 2 o 3 anni, e ogni giorno aggiungiamo un pezzettino, quindi è veramente un lavoro molto, molto lungo che porta, spero, ad avere una consapevolezza maggiore, ecco. Almeno però, questo è il mio obiettivo. Però, Beatrice Mautino, cosa costerebbe, al di là delle pagine pubblicitarie dentro, che ne so, un settimanale, un mensile o che altro, cosa costerebbe, oltre alla pagina pubblicitaria, che ne so, ti spalmi questa crema sul pancino e la mattina dopo ti svegli con mezzo chilo in meno, no? Cosa costerebbe dal punto di vista giornalistico di entrare, con la grammatica e la sintassi di ogni giornale, ovviamente, di entrare a raccontare questa cosa? Perché? Non dico che non si fa, perché sarebbe una bugia e non è sempre colpa della stampa, come certo si va a dire, no? Spesse volte. Ma perché non si vuole entrare dentro queste scatole, dentro questi contenitori di cosmetica?
Ma allora, in parte per almeno io le dico quello che rispondono a me quando cerco di proporre delle cose, e mi viene detto che sono temi che possono dare fastidio, per esempio, agli inserzionisti, e E va da sé. questo è un grosso tema, perché comunque molta della pubblicità sulle riviste è fatta da aziende che producono cosmetici. E tra l'altro, non credo nemmeno che sia un problema degli inserzionisti, nel senso che io sono contattata ogni giorno da aziende che mi chiedono di collaborare, io poi dico no a tutti, però comunque mi chiedono di collaborare perché comunque le aziende hanno un interesse a far parlare ovviamente di sé. Io non parlo male delle aziende, però comunque faccio informazione su queste cose e alla fine l'informazione in qualche modo torna indietro anche in termini di vendite, perché poi funziona così. Il timore credo che sia all'interno proprio non tanto delle redazioni, ma del settore commerciale delle riviste, che hanno un po' paura, no, a dover presentare qualcosa di diverso dal solito, e quindi un tipo di trattazione che non è quella classica. Poi, per carità, ci sono invece delle riviste coraggiose che ci provano e poi appunto magari vedono che funziona anche bene. Manca di sicuro un po' anche proprio dal punto di vista di chi scrive, quindi dal punto di vista dei giornalisti, manca un po' anche la competenza di entrare all'interno di queste dinamiche che sono davvero difficili, perché ti devi muovere tra i regolamenti europei e quindi tutto quello che è il legalese e questi linguaggi astrusi della politica a linguaggio altrettanto astruso della chimica e della scienza e degli studi, delle meta-analisi, insomma, quindi non è banale scriverne insomma, cercando di approfondire i temi, tant'è che spesso io vengo usata come consulente per scrivere degli articoli da giornalisti che ormai hanno imparato a conoscermi, quindi mi chiamano per avere delle dritte. E questo è Questo, molto insomma, è. importante, viene riconosciuta una Sì. professionalità e un percorso di studio non da poco per Beatrice Mautino, però io vorrei ricondurre questa cosa, che sembra che parliamo di chissà quale cosa teorica, invece se noi guardiamo nel nostro bagno, nei nostri cassetti, i prodotti cosmetici che abbiamo e ci divertiamo a leggere le etichette e guardare esattamente, ne scopriamo di cotte e di crude. Però Beatrice Mautino, vorrei, come si fa in questi giorni e come normalmente facciamo noi nel posto delle parole, riportare a quello che stiamo vivendo, alla nostra realtà. Una volta chiuso il libro, devo essere curioso e darmi da fare, altrimenti è servita poco la lettura. Vedo, per esempio, nelle prime pagine del suo libro, lei parla delle tinture per capelli. Ora, in questi giorni di tempo sospeso, quando tutti i parrucchieri sono chiusi, per esempio, come tutti gli altri negozi, ecco, sarebbe già questo un buon motivo in questo tempo di relax, facciamo finta che relax sia in questo tempo Forzato, di diciamo, pausa, sì. ecco, fare attenzione quando uno prende, che ne so, la confezione della tintura per capelli che si può fare a casa e cominciare a leggere. E credo che sulla confezione della tintura per capelli ci sia veramente qualcosa di molto strano. Sì, sono tra i cosmetici con più indicazioni e più raccomandazioni esistenti, proprio perché tra tutti i prodotti cosmetici sono quelli che prevedono, per esempio, che avvengano delle reazioni chimiche. Noi quando facciamo una tintura a casa abbiamo delle boccettine che mescoliamo, è veramente una peculiarità delle tinture, perché i cosmetici sono sempre, noi li compriamo, li usiamo così tal quali, non è previsto che facciamo avvenire delle reazioni chimiche. Nelle tinture invece avvengono, devono avvenire perché altrimenti non funzionano. E contengono delle sostanze che sono pericolose in senso assoluto, nel senso che tutti i coloranti, sia che siano naturali, sia che siano di prodotti in laboratorio, sono pericolosi proprio per la loro natura chimica. Il lavoro grosso che è stato fatto dalle istituzioni è quello di mettere delle
delle sbarre, delle barriere per permettere a queste sostanze che sono pericolose di non recarci dei danni nel momento in cui le utilizziamo. Quindi ci sono dei limiti, per esempio, nelle quantità di utilizzo molto stringenti, che fanno sì che quando noi utilizziamo una tintura siamo sicuri che, se l'azienda ha lavorato bene, ovviamente stiamo utilizzando un prodotto che non ci fa del male. Tra le tinture permanenti e quelli semipermanenti, quale posso scegliere, per esempio? Può scegliere, deve scegliere intanto a seconda di quello che vuole ottenere, perché la tintura permanente, come dice il nome, rimane lì e quindi non viene lavata via nel corso degli shampoo, quindi rimane al capello, attaccata al capello, anzi penetra all'interno del capello e lo colora dal di dentro, per cui bisogna poi occuparsi al massimo della ricrescita, cioè del nuovo capello che spunta e che non sarà ovviamente colorato, mentre nel caso delle tinture semipermanenti hanno proprio tutto un'altra composizione chimica e lo colorano dal di fuori, e colorandolo dal di fuori sono sottoposte agli stress meccanici del lavaggio, ma anche chimici dei detergenti, e quindi nel giro di 8-10, a seconda dei prodotti, fino a 20 lavaggi, poi vengono lavate via, sbiadiscono man mano, insomma, non si riescono a legare in maniera forte al capello come fanno le permanenti. Sul piano della sicurezza non è che cambi tantissimo, nel senso che comunque si usano dei coloranti e quindi comunque hanno i loro problemi, trattati in un certo modo che fa sì che alla fine il prodotto sia sicuro. Però è vero che tutte queste cose sono scritte sulle confezioni delle tinte e non so quante persone poi vadano a leggerle, perché insomma poi siamo abituati a prendere queste cose un po' con leggerezza, forse con troppa leggerezza, bisognerebbe però leggere bene. Sì, con leggerezza, però se io leggo, come vedo qui una sottolineatura che ho fatto tra le tante nel corso della lettura di questo suo saggio: smettetela di spalmarvi insetti morti sulla pelle. Questo fa un certo librezzo, vero Beatrice Mautino? Abbastanza, mi riferisco a uno dei coloranti più usati nella storia. Una delusione è stata per il carminio, veramente ho scoperto una cosa straordinaria. Quanto è un pigmento bellissimo, un rosso, rosso carminio che tutti conoscono, bello, brillante, che ha conquistato l'Europa quando è stato importato dalle Americhe, dai primi conquistadores che erano andati là e avevano scoperto questo pigmento che non avevano mai visto in Europa. In Europa si usavano delle terre o comunque dei colori per ottenere il rosso, che erano abbastanza spenti, per cui quando hanno importato il carminio ha conquistato il mercato, tra virgolette, di allora, nel senso che ha è veramente arrivato dappertutto. Ogni regnante voleva avere dei vestiti tinti di carminio. Il problema, se vogliamo chiamarlo così, ma effettivamente lo è che lo si ottiene tritando degli insetti che vengono fatti crescere, sono cocciniglie, sono insetti parassiti di alcune piante di cactus che crescono principalmente in Messico, in Perù, insomma, quindi in Centro America, e questi insetti vengono fatti crescere, vengono raccolti, messi al sole a essiccare e poi triturati e trattati in un certo modo per ottenere il rosso che è prodotto dagli insetti stessi. Tra l'altro non vorrei dire una stupidaggine, ma questi insetti vengono usati anche nell'alimentazione per colorare. Sì. Sì, un noto aperitivo, sì. La base dello spritz, diciamo così, storicamente è stato fatto quel carminio. Adesso non ci tocchi lo spritz dicendo che siano gli insetti, no, perché no. Qui ci sarebbe una rivoluzione in Italia. No, ormai ne hanno fatto una versione sintetica, una versione artificiale, che è sostituita nella maggior parte dei prodotti alimentari, però anche qui una storia molto bella, perché quando hanno inventato i pigmenti sintetici, cioè quelli sintetizzati in laboratorio, che hanno un costo minore in termini di costi di produzione, ma anche un costo etico, se vogliamo dire, molto minore, perché insomma non prevedono di triturare degli esseri viventi, i pigmenti sintetici hanno
a loro volta conquistato il mercato e il Carminio era un po' andato in decadenza. Negli ultimi tempi invece il Carminio si è ripreso perché c'è la corsa, la voglia di naturale, la paura per tutto quello che è chimico e sintetico. E quindi c'è stata una sorta di rivincita del Carminio, adesso di nuovo un po' in decadenza perché è cresciuta invece la sensibilità nei confronti degli animali e insomma, anche il settore dei cosmetici vegan, quindi quelli vegani, è in crescita forte, per cui il Carminio così oscilla, a volte cresce, a volte scende. Però Beatrice, non ti voglio fermare su una parola importante e ritornare nello stesso tempo sulla parola marketing. Allora, la parola vegano, oggi come oggi, è una parola importante, ma è altresì importante dal punto di vista marketing. Quanto possiamo fidarci di questa parola? Come di tutte le parole usate nei cosmetici, poco, nel senso che se usata così, senza avere per esempio una certificazione dietro, potrebbe voler dire qualsiasi cosa. Poi è chiaro che se un'azienda si espone e definisce vegano un prodotto che però non è vegano perché contiene degli ingredienti di origine animale, forse anche il miele, perché insomma, i prodotti vegani non devono avere nulla che derivi dallo sfruttamento di esseri viventi, quindi nel miele, nella cosiddetta bava di lumaca, insomma tutti questi ingredienti qui. Quindi se un'azienda si espone e scrive che il suo prodotto è vegano, a meno che non sia gestita da degli squilibrati, insomma, possiamo presumere che oggettivamente sia vegano. In realtà esistono nel settore cosmetico, così come in quello alimentare, le certificazioni, che nei cosmetici sono una miriade di certificazioni differenti rilasciate da enti certificatori che ovviamente fanno quello di mestiere. Ogni certificazione ha il suo disciplinare di produzione, cioè le sue regole per la produzione, ce ne sono anche per i cosmetici vegani e hanno chiaramente l'elenco delle cose che possono essere usate, delle cose che non possono essere usate, dei processi chimici che possono essere utilizzati e quelli che no. E lo stesso discorso lo si può fare, lo faccio nel libro, per tutto quello che è il settore dei cosmetici eco-bio, cioè quelli che sono percepiti come più naturali, più ecologici, più insomma, oppure quelli che hanno quella parola che per me è una parola che a un certo punto può diventare anche insopportabile, senza. Vai al supermercato, tutti i prodotti hanno quella parola senza, e soprattutto sì, nella cosmetica, quanto quel senza ci è utile, ci è necessario? Allora, non ci è utile, anzi, ci si ritorce contro, è una delle leve di marketing appunto più utilizzate dai cosmetici, nei cosmetici molto più che in altri settori, e punta sulla paura che abbiamo nei confronti di alcuni ingredienti per i quali magari abbiamo letto delle cose su internet o su qualche giornale, e quindi nel momento in cui vediamo un prodotto senza quel cosmetico, quell'ingrediente lì, siamo portati a pensare che sia più sicuro. È un circolo vizioso in realtà, perché poi vedere la scritta senza su un prodotto ci porta a pensare che quell'ingrediente lì sia dannoso, e quindi quando lo vedremo per esempio in altri prodotti saremo portati insomma a guardarli con diffidenza, tant'è che a livello di istituzioni sarebbe anche vietato scrivere senza sulla confezione di un prodotto, perché insomma l'Unione Europea su questo è stata abbastanza chiara, ha detto: tu produttore non puoi scrivere che il tuo prodotto non contiene un ingrediente che è stato autorizzato, perché se è stato autorizzato significa che è sicuro, e quindi se tu scrivi senza mandi il consumatore in confusione, perché non capisce più niente. L'errore dell'Unione Europea è stato quello di non scrivere queste cose in una legge, ma metterle all'interno di una raccomandazione, e le raccomandazioni possono anche non essere ascoltate ovviamente, e cosa che appunto non è stata fatta. Quello che si può fare e che sta facendo il nostro garante per
giuri della pubblicità, ecco, il garante per le comunicazioni, è quello di appellarsi a questa raccomandazione e sanzionare, multare le aziende che scrivano che il loro prodotto è senza alluminio, senza parabeni, senza solfati, senza tutti questi ingredienti che sono ingredienti autorizzati e quindi sicuri. Però chiaramente il garante 1 e i prodotti sono migliaia, per cui insomma è veramente come svuotare il mare col secchiello, ecco, insomma. Dice Mautino, però vorrei introdurre, ci sarebbe veramente molto da raccontare, ma lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori, questo libro sulla scoperta della cosmetica andando veramente dentro le confezioni. Ora io vorrei introdurre un'altra parola, la parola silicone. Tra le molte curiosità, la parola silicone, che io ho sempre pensato a un effetto, sarà per via della parola, a un effetto molto plastico, molto sintetico, e invece vengo a scoprire che la formazione del silicone è fatta, spero di non sbagliarmi, di atomi come quelli della sabbia. Sì, i siliconi sono molecole che non esistono in natura, nel senso che sono state inventate proprio in laboratorio, sono una famiglia di sostanze chimiche sterminata, sono veramente migliaia e migliaia, e hanno le funzioni più disparate. Noi conosciamo i siliconi, quelli che compriamo per sigillare il piatto della doccia quando perde, però nei cosmetici i siliconi hanno una funzione importantissima, che di nuovo non è quella che ci viene raccontata. Se lei cerca siliconi cosmetici su Google, vede che ai siliconi viene attribuita quella sensazione di scivolosità delle creme, per esempio, oppure il classico effetto pelle di pesca, no? Quindi quando mettiamo una crema, poi ci tocchiamo e ci sentiamo più così setosi, più... E lì c'è un momento di felicità. Esatto. Questo è effettivamente, può essere in realtà un effetto dovuto a alcuni di questi siliconi, però la funzione principale dei siliconi nei cosmetici è tecnica, è una funzione proprio strutturale che tiene su il prodotto. Un fondotinta, per esempio, ha proprio il silicone come base dell'emulsione. I fondotinta sono delle emulsioni, un po' come le maionesi, detta proprio terra terra, e al posto dell'olio si utilizza, quindi dell'olio, della maionese, si utilizza un silicone che serve proprio a creare quel fluido che noi poi ci mettiamo sulla faccia, e a far sì che, per esempio, i pigmenti contenuti nel fondotinta stiano sospesi, quindi siano belli distribuiti all'interno del prodotto e non precipitino sul fondo. A volte si vedono dei prodotti fatti male nei negozi dove il fondotinta è separato, quindi si vedono precipitato sul fondo e poi una parte più chiara. È un indice di negatività. Alcune aziende poi recuperano dicendo che bisogna agitare per bene il prodotto prima dell'uso, che però è un'ammissione di insuccesso, nel senso che ammettono di non essere stati in grado di fare un'emulsione che tiene. Questa cosa è importante poi anche sulla nostra pelle, perché il pigmento poi non deve crollare all'interno, per esempio, delle rughe, nel momento in cui lo stendiamo, perché se crolla ce le segna ancora le rughe. Più di quello che sono, esatto, per cui insomma la funzione dei siliconi è tecnica ed è importantissima. Se non ci fossero, insomma, sarebbe un problema a livello, chiaramente un problema relativo, perché si può vivere senza fondotinta e quindi insomma parliamo di problemi, insomma, di così, relativi, di prodotti voluttuari, per cui insomma non c'è niente di indispensabile, però sarebbe un problema di quel settore lì, che è comunque un settore che mantiene un buon pezzo di economia italiana, quindi insomma bisogna anche pensare a queste cose. Beatrice Mautino, autrice del saggio pubblicato da Chiare Lettere, il saggio intitolato La scienza nascosta dei cosmetici. Io vorrei ancora brevemente, Beatrice Mautino, però prima di salutarci, fare un passaggio, vero ci porta alla miniera di talco?
Ah beh, guardi, in questi giorni non vedo l'ora di poterci tornare, perché anzi sogno una presentazione in una miniera di talco. Quello che, il mio viaggio all'interno della miniera, che racconto in uno dei capitoli del libro dedicato al talco, è stato, credo, il viaggio più bello che abbia fatto nel periodo di raccolta del materiale per scrivere il libro. E ho scoperto un mondo meraviglioso, anche lì molto complesso, che mette insieme il lavoro duro e difficile, ovviamente, dei minatori, ma che poi è un lavoro che in quel caso specifico tiene su l'economia di un'intera valle che non ci sarebbe senza quelle miniere, che mescola chiaramente la nostra paura nei confronti di questo ingrediente che ha sacco di racconti anche preoccupanti sul suo conto, dalle possibili contaminazioni con l'amianto a tutti i processi che sono in corso negli Stati Uniti contro l'azienda leader di questo settore, mette insieme l'epidemiologia, insomma è veramente una storia, credo, insomma, meritava un libro a sé, Ed è ecco. tutto da raccontare e da scoprire nel libro La scienza nascosta dei cosmetici di Beatrice Mautino, pubblicato da Chiare Lettere. In 30 secondi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma allora, so leggere, io leggo gialli per così staccare il pensiero, e sto leggendo un giallo improbabile dedicato, ambientato nel Cuneese, quindi delle mie terre, dove c'è la storia di una suora che indaga sugli OGM. Guardi, è una storia veramente assurda, però è meraviglioso e permette veramente di volare con la mente di non pensare, insomma, a tutto quello che sta succedendo. È un modo per staccare completamente. Però questa storia, io l'ho già sentita di questa storia, di questa suora, di questo libro. Lei sa il titolo per raccontarlo ai nostri ascoltatori? Ah, guardi, credo che sia anche fuori produzione. Si chiama Suor Nivelda e il grano. Beh, guardi, è un capolavoro. Io sono appassionata di libri che usano la scienza in qualche modo. Pier Francesco Massia, l'editore, è pintore, quindi chissà se è ancora in distribuzione. E noi, Beatrice Mautino, la salutiamo dalla provincia di Cuneo, cioè dalla sua provincia, e le auguriamo una buona giornata e al prossimo libro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno.